Vi ho preparato una video lezione che, diciamo, raccoglie a mo' di carrellata, per così dire, una grossa parte di quello che avviene dopo la seconda guerra mondiale, quello che avviene nell'arte dopo la seconda guerra mondiale, quindi, diciamo, per così dire, l'arte che viene propriamente detta arte del secondo novecento, arte contemporanea, eventualmente. Qualche dizionario, qualche edizione, insomma, qualche menzione anche rispetto all'arte contemporanea si può dare, per carità di Dio, e anche se purtroppo l'arte viaggia ad una velocità tale che ormai anche quello che sembra contemporaneo è passato, ma questa è una questione molto lunga su cui discutere. Qui potete leggere già alcuni titoli: espressionismo astratto, cioè qualcosa che mescola quello che è l'espressionismo con quello che è l'astrattismo, lo vedremo. La pop art, però ho inserito anche una serie di altri artisti che si collegano anche a un po' di esperienze che possono tornare utili, in particolare che possono essere anche sperimentate come, diciamo, proprio forma d'arte. Fondamentalmente, come vi anticipavo, c'è la questione appunto che si è aperta con la Seconda Guerra Mondiale e il fatto che il mondo, insomma, poi al termine della Seconda Guerra Mondiale venga diviso essenzialmente in due grossi blocchi: il blocco che ha un'influenza da parte dell'Unione Sovietica e il blocco che ha un'influenza invece da parte degli Stati Uniti e, diciamo, la parte più occidentale del mondo, inclusa la Gran Bretagna, con al centro la Germania, che di fatto viene divisa in due dal cosiddetto muro di Berlino. Ovviamente la guerra è stata catastrofica in Europa, non in America. Di fatto non c'è una bomba una che esploda in una città americana, e questo ha portato, diciamo, a far sì che molti artisti, anche sulla scorta delle leggi razziali che vengono introdotte, del fatto che in Germania è un filone dell'arte che, insomma, non abbiamo curato, però, insomma, sostanzialmente in Germania Hitler, che è un appassionato di arte, ma di un Non ci dimentichiamo, Hitler voleva iscriversi all'Accademia di Arte, viene rigettata la sua richiesta di iscrizione. I nazisti sono avidi collezionisti di arte, però di una determinata tipologia di arte che non è molto dissimile poi da quella che si sviluppa anche in Italia in questo periodo, nel periodo del razionalismo, per così dire, il razionalismo italiano. È un tipo di arte che chiaramente va a guardare un po' alle origini di quello che è la razza cosiddetta ariana, la invoca, la rende trionfante, un po' come sono, diciamo, il periodo artistico anche qui in Italia, che tende a rendere trionfale, no, la romanità, l'aspetto dell'impero e via discorrendo, che si attua appunto durante il fascismo e che riprende in parte le estetiche della metafisica in Italia. Ecco, molti artisti però vengono delle avanguardie, vengono, come dire, rigettati, la loro arte viene considerata proprio un'arte da buttare via, per così dire, e soprattutto un'arte che devia, cioè che va a distorcere quello che è il gusto anche che si vuole ottenere, quindi che fanno? Prendono, se ne vanno e vanno in America. E quindi la scena artistica si sposta dall'Europa all'America. E chiaramente l'arrivo di questi artisti che fa sì che artisti, per esempio, appartenenti alla corrente dell'espressionismo, come vedete qui a sinistra, Kirchner, no? Quell'utilizzo di colori acidi, di forme spigolose, va ad influenzare chiaramente gli artisti americani che fino a quel momento avevano conosciuto una sorta di forma artistica legata molto al realismo, a scene di vita anche quotidiana dell'America e che chiaramente vengono influenzati. Qui avete un esempio di Willem de Kooning, che appunto viene influenzato da Kirchner, quest'opera praticamente si chiama Donna e bicicletta, e potete vedere come da un lato ci sia proprio la scomposizione del soggetto, queste forme che si vengono proprio a perdere con questi contorni che si vengono a definire, e l'utilizzo anche di colori acidi. E questo, diciamo, è diciamo, l'inizio, per così dire, di quello che viene definito l'espressionismo astratto. L'espressionismo astratto che chiaramente prende in parte alcuni aspetti, diciamo, di allontanamento da quella che è la realtà, di critica della realtà borghese, però li rilegge in una chiave che è un po' più astratta, che tende proprio ad allontanare il figurativo, cioè quello che è la rappresentazione della realtà per quello che appare. Chiaramente il maggiore esponente però dell'arte astratta è Jackson Pollock. Jackson Pollock mescola all'interno della sua pittura, ed è per questo che fondamentalmente poi diventa anche l'esponente proprio più, diciamo, di sé, che lascia il segno, per così dire. Mescola all'interno del suo processo artistico alcuni elementi che
tendenzialmente provengono anche dal surrealismo, in particolare, e lui però si rifà, agli sciamani, alle danze sciamaniche, no? Degli indiani, dei nativi americani. Quindi fondamentalmente cosa fa? Lui stende, come potete vedere in questa immagine, stende la tela sulla terra, sul pavimento, e fa colare letteralmente, quasi come fosse una sorta di danza intorno alla tela, la vernice, direttamente dal barattolo. E quello che si viene a creare sono delle opere che fondamentalmente non hanno più nulla a che fare con la realtà, riflettono molto un aspetto più che astratto, in realtà qui veramente surreale, nel senso di inconscio, perché fondamentalmente, come potete leggere anche da qui, la sua arte, diciamo, lui appunto quando entra in questa serie di danze, sorta di danze sciamaniche, non è più cosciente. E quindi diventano astratte, hanno alcuni collegamenti con la realtà che possono essere ottenuti, se vi ricordate un po' come facevano anche i cubisti, attraverso per esempio oggetti comuni come l'utilizzo di elementi materici, sabbia, sassolini, no? Che vanno un po' a dare quella matricità all'opera che altrimenti sarebbe completamente astratta. E questa è l'action painting di Jackson Pollock. Diciamo che va all'inizio degli anni, sulla fine degli anni 40, anni 50 del Novecento. Poiché parliamo di espressionismo astratto, vi porto però in Europa, facciamo un salto in Europa, andiamo a vedere l'opera di Giacometti. Giacometti è un artista svizzero in realtà. E dove sta l'espressionismo in questo caso? Nell'utilizzo di queste forme e superfici, soprattutto per le sculture, dove vanno a rappresentare proprio cosa? La sofferenza interiore dell'uomo, il tormento dell'anima. Ed è fondamentalmente un lavoro che è collegatissimo al corpo umano, alle figure umane, che vengono allungate, vedete come potete vedere qui, in maniera del tutto innaturale e scarnificati, sembrano più ombre che non corpi veri. E ricorda, soprattutto si va a ricollegare a delle opere, tra l'altro, diciamo dell'arte classica, nel senso proprio antica, più che classica, antica, scusate, tra cui quelle degli Etruschi, come possiamo vedere qui un esempio di una statuetta etrusca, o addirittura delle Kuroi greche. Passo a Burri, sempre appunto rimanendo sul tema dell'espressionismo astratto, che è una corrente che di fatto riguarderà soprattutto l'America. In Europa, diciamo, noi guardiamo possiamo, diciamo, guardare ad alcune espressioni artistiche che fanno un po' il verso, cercano un po' di guardare in maniera, diciamo, ma il background, culturale, sociale è talmente diverso tra Europa e America che chiaramente l'arte che si sviluppa è notevolmente differente, l'influenza che hanno gli artisti è notevolmente differente. Però è interessante farvi vedere anche Burri, per esempio, e come lavora sulla materia, come la materia diventa un elemento, per lui, per esprimere delle emozioni, delle sensazioni, ad esempio in Grande Rosso, dove appunto vengono bruciati dei fogli di plastica, quasi proprio a far emergere questa immagine, no, piena di grinze, che appunto anche qua ricorda le sofferenze. Una studentessa, lo raccontava in una delle classi, un anno presentò un'opera per l'esame che era ispirata a questa e raccontava della terra che stava soffrendo e lei aveva bruciato dei sacchetti del supermercato. A voler commentare un po' quella che potrebbe essere la grande distribuzione, gli allevamenti intensivi, e diventava un'opera veramente interessante. E lui sperimenterà anche con i creti, un po' a voler presentare la terra arida, no? Questa è una mistura di elementi proprio sperimenta Burri, inventa Burri, che seccandosi crea questo effetto di spaccatura. Che appunto sembra ricordare la terra arida, la terra secca, che purtroppo è uno scenario al quale ci stiamo abituando, ed è uno scenario, ve lo dico, che porta a grandi migrazioni di persone, cioè le persone non migrano solo per questioni economiche, ma soprattutto anche per questioni di cibo. L'Africa si sta inaridendo, alcune zone dell'Africa soffrono aridità, e quindi diciamo questi artisti, le loro opere possono diventare un ponte anche per parlare di tematiche importanti, come queste. E vi dico anche che Burri sperimenterà questa idea del cretto anche a scala proprio di landscape art, cioè di arte collegata al paesaggio, con quest'opera che si chiama Cretto di Gibellina, dove lui praticamente va a riprendere le vie, le strade, i quartieri di una città, di una cittadina in Sicilia, che si chiama appunto Gibellina, abbandonata, e potete vedere la dimensione proprio, è un'opera d'arte all'interno della quale si può letteralmente camminare dentro. Passiamo a, come dire, Sua Maestà, Andy Warhol, penso che potete
Probabilmente Andy Warhol avrebbe amato, anzi in realtà amava, sentirsi un po' sua maestà, un po' perché era bravo e un po' perché era vanitoso, comunque molto sui generis, per così dire. All'arte, sì, al tempo Andrew Warhol, figlio di emigrati dalla Cecoslovacchia, attuale Repubblica Ceca e Slovacchia, che si sono separati nel 93, attraverso una rivoluzione chiamata di velluto, perché non c'è stata nessuna guerra, e 93 credo se non erro, e che succede? Succede che nell'imperare statunitense, perché ci spostiamo nuovamente in America, dell'espressionismo astratto di Jackson Pollock, tutti gli artisti in quegli anni, se volevano fare qualcosa, facevano gli espressionisti astratti, un po' come oggi, almeno per quel che vedo io, tutti gli artisti decidono di fare i surrealisti, cioè questo ritorno del surrealismo che impera e va bene, e anche in virtù della Biennale, per esempio, di arte, che è stata appunto dedicata, il cui tema appunto è stato dedicato al surrealismo. Che succede? Succede che, diciamo, Andy Warhol, quello che cerca di ragionare su, è il tema della società dei consumi. Noi la società dei consumi la viviamo in pieno, tutto ciò che riguarda il fast fashion, appunto i prodotti iperindustrializzati, no? Tutto questo desiderio di, come dire, di accumulare oggetti che fondamentalmente costano poco, valgono meno, e che purtroppo nascondono dietro un mondo di sfruttamento del lavoro, di inquinamento, di distruzione dei territori, ecosistemi e quant'altro. Ecco, tutto questo è la società dei consumi. E quello che sostiene Warhol è un aspetto molto semplice che potrei chiedere a chiunque di voi guarderà questo video. Io sono convinto che se vi citassi, non so, La dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci, probabilmente non avreste presente com'è fatta. Se però vi cito il piumino della Moncler, probabilmente qualcuno, anzi la stragrande maggioranza di voi, sa com'è fatto o quantomeno si ricorda il logo, piuttosto che ricordate banalmente, non so, il baffo della Nike. E non, con questo non si intende assolutamente fare pubblicità, è solo per farvi capire cosa significhi consumismo di massa, è quello che ha in mente Warhol. Cioè Warhol è consapevole del fatto che ci sono alcuni prodotti che sono opere d'arte da un punto di vista pop, del loro carattere pop, cioè del fatto che le persone abbiano una familiarità con quei prodotti che è più forte di alcune opere d'arte riconosciute, pietre miliari, da tutti i critici d'arte. L'arte diventa pop, ma l'arte diventa pop sia nel momento in cui avviene il dadaismo, cioè il dadaismo che abbiamo studiato poco fa, quello che sosteneva è che tutto può essere arte. E quindi quello che succede è che Andy Warhol da artista può diventare un'icona, al punto da diventare un, come dire, esso stesso arte. Le zuppe, quindi i barattoli di zuppa o i pacchi, in Italia sarebbero stati i pacchi di pasta di qualunque marchio noto, sarebbero diventati oggetti artistici. Perché? Perché fondamentalmente sono talmente famosi, talmente conosciuti dalle persone che hanno un gusto familiare, quindi le persone ci si rispecchiano dentro, rappresentano quello che fondamentalmente si trova in ogni casa e quindi diventano arte, e entrano a far parte dell'arte. E come? In una maniera che è quella della serigrafia. Perché? Perché questa produzione industriale però riserva in sé tantissimi errori, porta con sé tutto quello che vi dicevo prima, il fast fashion, la produzione di gli zuccheri lavoratissimi dei prodotti che acquistiamo al supermercato, i fast food e via dicendo, no? Nascondono purtroppo delle insidie dal punto di vista alimentare, trattamento dei materiali, prodotti scadenti, che vengono a riflettersi. E allora dove si riflettono questi? Anche quando, per esempio, Andy Warhol realizza il ritratto, il dittico di Diana, di Marilyn, scusate, non so prima di una Diana, Diana Spencer, cioè l'ex moglie del re Carlo, dell'attuale re Carlo d'Inghilterra, icona anche lei probabilmente pop nella mia testa, e Marilyn, che appunto quando viene trovata morta è un elemento di, come dire, di gossip, di condivisione di notizie, anche perché non si sa bene come sia morta, in quali circostanze, perché, per come. E però tutto questo consumare la sua immagine, lo stiamo vedendo anche oggi, per esempio, con Chiara Ferragni, no? Quello che succede è cattiva, è buona, forse ha fatto questo, forse non ha fatto quest'altro. Vediamo con tanti influencer si fa tanto, come dire, la notorietà è tanto facile da raggiungere tanto quanto è facile venire distrutti dalla stessa notorietà. E un po' come noi distruggiamo, divoriamo a furia di leggere notizie o informarci sulla qualunque, così avviene con Marilyn, che alla fine, ecco, vedete,
è sfocata, è rotta, è rovinata, non è mai uguale a se stessa, no? E questo è un po' come noi fagocitiamo letteralmente un po' tutto, il consumismo rappresentato rispetto alla cultura delle icone. Questo in finale è, penso, credo sia una descrizione utile per definire l'arte di Andy Warhol. Qui poi potete leggere, qui vi ho inserito quest'altro artista che è Lucio Fontana, e io immagino da studente sentire il professore che fa Lucio Fontana, il concetto spaziale, insomma, ci si tira indietro. Però l'altra settimana ero in una classe, stavamo guardando un film molto bello che è Il diritto di contare, parla di alcune donne americane, la storia vera di alcune donne americane che lavoravano alla NASA, donne nere americane negli anni 50 circa. Insomma, durante la corsa allo spazio. Ora, voi sui libri studierete che la corsa allo spazio è uno dei sintomi della guerra fredda. Guerra fredda perché fondamentalmente non viene sparato un proiettile, ci sono minacce, ci sono avvertimenti, ci sono prese di posizione, crisi dei missili a Cuba, cioè c'è tutta una serie di eventi che però non portano a nulla. L'unica cosa che portano però è questa corsa forsennata allo spazio. Ora, lo spazio, ve lo dico, cioè, anzi, scusate, Lucio Fontana è la metafora perfetta per descrivere questa corsa allo spazio, ecco perché ve l'ho inserito. E quello che vedevo nel film è uno spaccato bellissimo dell'America che cerca di svegliarsi dal razzismo che fondamentalmente tuttora la contraddistingue, almeno in alcune zone del suo territorio. Queste donne americane nere che lottano per emanciparsi, laureate e lavorano alla NASA. E mi ha fatto venire in mente che fondamentalmente la corsa allo spazio è una corsa al vuoto. Essenzialmente lo spazio è vuoto, non c'è nulla di fatto, è vuoto effettivamente. Sono arrivati, e soprattutto quando l'America arriva sulla Luna trova nulla, letteralmente nulla, trova un sasso. E, è interessante però la corsa che ha prodotto. E la stessa cosa più o meno è lo spazialismo di Lucio Fontana. Lucio Fontana quello che cerca di investigare è la vita dietro la tela, cioè la smaterializzazione dell'opera e lo spazio che si può creare semplicemente tagliando, forando la tela. Quello che cerca di fare lui, basandosi proprio sull'idea di spazio, perché è collegatissima all'idea di infinito di spazio, che appunto viene percepito come un infinito lo spazio esterno, cioè lo spazio extraterrestre, si basa proprio su questo, il fatto di produrre dei tagli sulla tela, osservare la tensione che la tela produce nei punti in cui viene tagliato e quel vuoto che si crea, che lui ritiene appunto infinito. Rappresenta proprio la metafora per raccontare questa rincorsa a letteralmente il vuoto, che però è un vuoto infinito, perché appunto se è vuoto è infinito. E direi che appunto è una metafora che rappresenta molto bene quest'idea di corsa allo spazio, che fondamentalmente si traduce in un nulla, nulla, nessun proiettile. Nulla, lo spazio che è vuoto, nulla, non si è trovata alcuna forma di vita, ma probabilmente non era questo il senso delle esplorazioni spaziali, anche se poi, diciamo, la fantascienza ha navigato molto rispetto alla Luna, il lato oscuro della Luna e via discorrendo. E arrivo all'ultimo artista che fa parte del movimento dell'arte povera. L'arte povera è fondamentalmente la risposta alla pop art che si sviluppa in Europa, specialmente anche qui in Italia, perché Jannis Kunelis, a dispetto del nome, è un artista che diciamo, lavora in Italia. Quello che è l'arte povera, a differenza della pop art, è invitare a riflettere sulla materialità, sulla vita che c'è, sulla storia che c'è negli oggetti, e Jannis Kunelis addirittura suppone che alcune opere possano essere addirittura mangiate direttamente, interagire, quindi lo spettatore è invitato a proprio interagire. E vi faccio vedere quest'opera qui in basso, perché è una delle ultime che ha fatto prima di venire a mancare, e l'ha realizzata in Cina, praticamente lavorando con la ceramica e ricomponendo centinaia di frammenti. Che sono praticamente quelli che rimanevano di ceramica, che sono praticamente frammenti che la ceramica veniva rotta fondamentalmente, era distrutta perché era il simbolo della classe borghese
e quindi veniva distrutta, è stata distrutta o veniva comunque diciamo ridotta appunto in brande in briciole durante la rivoluzione maoista. Ed è interessante notare il fatto che però oggi in Cina ci sia tuttora un governo comunista derivato appunto dalla rivoluzione di Mao, che però appunto è estremamente vicino al concetto più di borghesia e quindi si viene a creare questo clash, no? Culturale, e Janis Kunelis in un'esposizione proprio in Cina vuole raccontare proprio questo clash probabilmente, cioè il fatto che viviamo dei frammenti di quella che è una borghesia oggi in Cina, un po' strana, che ha rinnegato la borghesia quando nasce come comunismo, come rivoluzione comunista, e però oggi si ritrova a fare i conti con una classe borghese in ascesa, con un principio comunista che è molto però vicino a quello che è la borghesia occidentale. Con questo abbiamo concluso. Spero sia abbastanza chiaro o comunque ricco di stimoli. Mi auguro quantomeno ci sia qualche stimolo in vista anche della chiusura dell'anno. E ci vediamo in classe. Buon lavoro e buono studio. Ciao.